Siamo di nuovo in diretta qui dal Gran Notturno di Maclodio, il torneo più longevo della provincia di Brescia. Inizia stasera per 16 serate che vi terranno compagnia appunto sul sito in telecronaca live tenuta dal sottoscritto per il giornale di Brescia. Un onore che ringrazio ancora gli organizzatori per questa grande opportunità, questo privilegio. Cornice di pubblico già buona, il clima è già caldo, non troppo quello climatico, quello atmosferico, ma sulle tribune già scalpitano i tanti tanti tifosi, che quelli che non sono andati a rifugiarsi invece a mangiarsi giustamente un pane e salamina per respirare un po' di clima estivo in quello che si preannuncia un grande grande torneo giunto alla 45esima edizione. Chissà, chissà chi alzerà il trofeo al cielo, cosa che è successa praticamente un anno fa per la Tecno Casa, che vedete alle mie spalle in completo rosso-nero, quello che l'anno scorso indossò quando alzò appunto il trofeo e ottenne il successo nella 44esima edizione. Quindi tocca a lei aprire le danze, questo aprire il terreno di gioco in ottime, per non dire eccellenti condizioni, manutenuto perfettamente e bagnato dalle piogge degli scorsi giorni, e che i grandi campioni dilettanti e professionisti, questa la grande caratteristica della competizione bassaiola, ospita tutte le sere in diretta, lo ricordiamo ancora una volta, dalle 21.10 circa, minuto più, minuto meno, dopo le gare delle squadre giovanili. Quindi il teatro è questo, la piccola bombonera, così come viene ribattezzata per il suo grande grande entusiasmo, specie dalle fasi finali. Allora vado un attimo a ricordarvi la formula unica ed inimitabile nel suo genere, che consta di 16 squadre ai nastri di partenza. Non c'è mai la possibilità di pareggiare, ma ad ogni partita disputata 20 minuti per tempo, quindi al termine del quarantesimo, extra recupero chiaramente concesso dall'arbitro permettendo, qualora persistesse la parità si andrà ai tempi supplementari e poi ai tiri di rigore, così come è riportato nel regolamento scritto e sottoscritto, scritto dall'organizzazione e sottoscritto dalle 16 contendenti. Allora cominciamo a entrare nel vivo e vado a prendere posto, quindi chiedo al reparto tecnico, saluto già Brian, Marina e Alberto, ringrazio, quindi mi appropinco e vado a darvi lettura delle formazioni. Eccomi allora in postazione telecronaca, una buona serata da Marco Zanetti, sperando che sia molto piacevole in compagnia della 45esima edizione del Gran Notturno di Maclodio. Scendono in campo, l'abbiamo accennato prima, i padroni di casa della Tecno Casa, FC Immobiliare, Bosco Regio, CSB Verona Nuova, campioni in carica. Con la maglia numero 1 Paolo Acerbis, con la maglia numero 11 Alberto Boschetti, con il numero 5 Alessandro Chiari, con il numero 2 Daniel Jakimowski, con il numero 99 Diogo Felipe Sodigna, con il numero 9 Stefano Botturi, con il numero 4 Alessandro Baggi, con il numero 7 un altro Alessandro, questa volta è Roma, con il numero 8 Andrea Maria Lazzaro e con il numero 3 Frank Camalu. In panchina non possono non andare i dirigenti ormai storici di questa formazione in completo rosso-nero, Emanuele Dada ed Enrico Treccani. Dall'altra parte invece la formazione della Bovisasca SP Trasporti di Milano, con il numero 23 Nicolò Lo Scocco, con il numero 9 Mirko Cavaliere, con il numero 10 Federico Renda, con il numero 69 Manuel Alagna,
con il numero 8 Paolo Romeo, con il numero 11 Vincent De Maria, con il numero 5 Tommaso Merletti, con il numero 7 Omar Messaudi, con il numero 6 Nicolò Ortolan. In panchina accompagna la formazione bianconera il dirigente Claudio Cataldi, mentre colui che dirige l'incontro è il signor Peluffi, mentre vediamo a centrocampo il calcio d'inizio che viene impartito un po' con una sorta di benedizione dal padrone di casa, il parroco. Vado a dirvi di chi si tratta. Il parco Don Tiziano, insieme agli organizzatori, tra cui Francesco Zanetti, storico giocatore e allenatore locale. Siamo pronti con il cronometro, suonano, rintoccano le campane della chiesa a segnalare che tutto è veramente pronto per il fischio d'inizio che viene dato dalla Bovisasca SP Trasporti di Milano. Si tende proprio l'ultimo rintocco, si controllano che tutto sia in ordine, gli assistenti dell'arbitro sono pronti, hanno dato il segno che si può procedere. Allora via il cronometro, partiti per questa 45esima edizione del Gran Notturno di Maclodio. In possesso di palla la Bovisasca, prime giusto schermaglie questa prima sfida. In possesso di palla De Maria, poi interviene Botturi, ancora De Maria prova a riconquistare palla, gioco di suola di Chiari, rinviene ancora l'attaccante della Bedizzolese, poi Franca Malu in profondità per il compagno, il diagonale che si perde sul fondo. Prima occasione, solo 40 secondi di gioco, se ne giocano 20 di minuti per tempo. Strada è veramente lunga. Possesso di palla era Merletti, questi poi lungo lancio cercare Cavaliere, nulla di fatto. Allora Chiari lascia l'incombenza della rimessa laterale a Franca Malu, viene fatto indietreggiare da parte del direttore di gara che torna da Paolo Acerbis, gioca coi piedi, poi Stefano Cossetti, ancora il proprio estremo difensore sulla pressione di Alagna. Ne esce bene il capitano della Tecnocasa. Chiari, leggermente lungo il passaggio, lo controlla. Cambio di fronte, ancora Cossetti in verticale, si appoggia a Botturi. Colpo di tacco mal riuscito, si ritorna indietro, si aggiustano le idee, si sistema, si cercano gli spazi. Boschetti spostato a sinistra, corsia preferita anche alla Pro Palazzolo, dove ha militato quest'anno. Eccolo il mancino di Boschetti che impegna lo scocco, respinge distinto. Poi la Bovisasca sale con la buona conduzione di palla di De Maria, da questi al fantasista Renda, poi la giocata per Alagna, triangolo lungo, Acerbis intuisce tutto, sventa la minaccia, poi la galoppata di Boschetti a tutto campo, costu così il mancino che sfiora il palo, altra emozione, punteggio ancora fermo sullo 0-0, però si può dire un'occasione per parte. Boschetti e poco prima Renda, non hanno effetto però i loro tentativi. Punteggio inchiodato dopo quasi 3 minuti di gioco. Franca Malu per la Tecnocasa, sempre in verticale per Botturi che danza tra le linee e poi scarica direttamente sul palo il tiro del possibile 1-0. Sarebbe stato tra virgolette storico, infatti sarebbe stato il primo gol di questa 45esima edizione del Gran Notturno di Maclodio. Cossetti
vince questo duello con l'avversario. Allora Frank Amalu, rimessa proprio per il proprio capitano. Milanesi poi concedono un'altra rimessa laterale. Acerbis senza pressione, Chiari e largo sulla sinistra, così come Boschetti. Invece è Cossetti a impadronirsi della sfera. Lancio lungo per l'inserimento buono di Frank Amalu nei pressi della bandierina. Rinviene il numero 11, trattasi di De Maria, che poi cede il possesso ad Alagna, che si ferma sulla linea mediana, alza la testa, cerca il movimento del compagno Merletti. Da questi ancora De Maria, che sembra un po' il play. Giostrano con calma le operazioni. Poi attenzione, tempo e spazio per andare al tiro Renda, temporeggia. Mi ha fatto indietreggiare ancora Renda, manca l'aggancio. Nulla di fatto. Allora Tecno Casa può riordinare adesso lei le idee. Tecno Casa FC Immobiliare Bosco Reggio CSB Verola Nuova, questo è il nome completo, la denominazione scelta con tutti i vari sponsor che hanno giustamente la richiesta da parte del sottoscritto di essere menzionati tutti per completezza e per onor di cronaca, dare una corretta lettura dei nomi delle formazioni iscritte a questa manifestazione sportiva che ci terrà compagnia sino al 26 di giugno. Ma ci sarà tempo e modo per ricordare i vari appuntamenti. Tanto godiamoci questo spettacolo inaugurale, anche se propriamente di spettacolo sinora si è visto ben poco, con più una fase prolungata di studio. I giocatori cercano di capire dove poter pungere il rivale, se in contropiede o con lunghi sventagli come in questo caso. La doppio palleggio da parte di Alagna, poi conclusione a lato. Tentativi non mancano. Ritmo in ogni modo rimane piuttosto blando in surplus, così che Cossetti semina il proprio marcatore, poi non perde mai il possesso del pallone, poi lo dribbla con grande destrezza, si sposta sulla mancina dove c'è Boschetti, riceve e poi scarica il mancino che non trova il bersaglio grosso. Seconda occasione per Boschetti, seconda occasione che va molto vicino ma non trova il target. Si perde qualche secondo per riuscire a recuperare il pallone, rimesso in gioco da lo Scocco. Poi Chiari, trattenuta la maglia in modo piuttosto vistoso ai danni di Cavaliere, viene fatta rettificare la posizione della infrazione, giocata all'indietro sempre Merletti. Palla in verticale con la scucchiaiata, una spinta, secondo fallo consecutivo di Chiari che sportivamente va a dare il 5 a Cavaliere sul punto di battuta. De Maria sembrerebbe intenzionato lui ad incaricarsi dell'esecuzione di questa punizione. Cervis allora di conseguenza chiama due uomini in barriera, uno è Frank Kamal, poi viene anche Stefano Botturi, puntero, ex Castiglione, ex Carpenedro, quest'anno in forza alla Brizzolese. Merletti o De Maria,
De Maria, punizione sopra la traversa. 0-0 quando i minuti di gioco sono già diventati 9, 8:35 per essere precisi sulla tabella di marcia. Punteggio forse lo scorgete nell'angolino basso del rettangolo verde di Maclodio, fermo sullo 0-0. Boschetti, Cossetti, ancora questa palla in verticale che non dà minimamente fastidio a Merletti. Poi palla a rasoterra, Merletti duetta bene, perlomeno ci prova con Cavaliere, legge bene Chiari che poi si proietta in avanti. Capitan Cossetti della Tecno Casa, poi Boschetti non sa bene cosa fare, c'è dal numero 14 che cerca un 1-2 di difficile riuscita, poi ci mette il piedone il mancino classe 96 della Pro Palazzolo. D'altra parte viene chiamata una rimessa lunga, ma Cossetti è bravissimo, poi con un sombrerito si libera del proprio avversario, cerca qualche sostegno, non lo trova, Francamalu è troppo lontano, allora fa tutto da solo, subisce il fallo. Gran giocata di Stefano Cossetti, ma certo la prima della sua grande carriera. Basti un dato, quest'anno ha vinto per l'ennesima volta il proprio campionato di appartenenza, quest'anno con la Gotico Garibaldina, formazione in promozione della provincia di Piacenza. Territorio questo che il numero 14 ormai considera una sorta di seconda casa. È giusto concentrarsi sulla cronaca con Boschetti che ha contato i passi. Lo scocco ha sistemato la barriera addirittura a 3 per paura di un fendente che arrivi dalle proprie parti. Vediamo questo duello a distanza, Boschetti contro la barriera, poi Cossetti contro la barriera anch'egli. Interviene Acerbis che abbandona i pali, gioca facile per Boschetti, la spinta offensiva della Tecno Casa, FC Immobiliare, Bosco Reggio, CSB Veronova si fa insistente, il destro di Botturi che scheggia la parte inferiore della traversa, prima un palo, adesso invece la traversa a negare il gol a Boschetti, scusate a Botturi. Si gioca comunque quasi prettamente a metà campo della Bovisasca, poi dall'improvviso il tiro, il destro di Cavaliere che cercava, richiedeva una deviazione, secondo l'assistente del direttore di gara non è però così. Allora i rossoneri Immobiliare, possiamo soprannominarli così, campioni in carica, detentori del trofeo, festanti, 11 mesi, Botturi, aggancio sontuoso, eccolo il primo gol dell'attaccante della Tecno Casa, FC Immobiliare, Bosco Reso, CSB Verona Nuova. Sarebbe però da rivedere e vedere ancora il lancio millimetrico di Stefano Cossetti, praticamente con il contagiri per l'arresto altrettanto perfetto di Botturi, che lascia sul posto lo scocco. Ma non c'è tempo per annotare il gol perché c'è già l'uno pari di Vincent De Maria. Si riparte insomma in un amen, ci eravamo un po' tra virgolette lamentati di quello che non era accaduto sinora, e in meno di 60 secondi la rete di Botturi viene subito replicata da De Maria, torna immediatamente l'equilibrio che i detentori del
trofeo avevano invece rotto, siglando quello che ha i connotati di storico, ovvero il primo gol della 45esima edizione del Gran Notturno di Maclodio. In presa diretta, scontro centrocampo, ne esce forte Botturia, il mancino! Stefano Botturi! Doppietta! Mancino potente e imprendibile che ha lasciato davvero di stucco lo scocco. Tre gol in poco più di un minuto. Si accende finalmente la gara di Maria. Rasoiata che non impensierisce troppo a Cerbis, portiere della Trizium, che nell'edizione scorsa è stato un po' l'artefice della vittoria dei suoi compagni rossoneri, in quanto è stato decisivo nella lotteria dei rigori per consegnare appunto il successo finale. Boschetti atterrato, secondo l'arbitro non c'è nulla, potevano starci forse gli estremi per un calcio di rigore, rigore invocato a gran voce per il direttore di gara che viene notificato essere Ceruti. Tutto invece regolare anche in tribuna, si discute in merito. Lo sta che è l'arbitro il sommo decisore di ciò che accade sul rettangolo verde, e c'è il fischio doppio duplice dell'arbitro, ma c'è un errore di valutazione perché non sono 15 i minuti di gioco bensì 20, un errore di cronologia, mettiamola così. Nell'uno contro uno intanto Alagna cerca di creare qualche problema alla Tecnocasa. Cossetti in ripiegamento, lancio solito lungo per, stavolta per Kamalu, la palla è buona, interviene lo scocco. Applausi però per questo lancio altrettanto sontuoso come quello in occasione dell'1-0 da parte del capitano della Tecnocasa FC Immobiliare Bosco Reggio, CSB Veronova, Stefano Cossetti. Botturi spara la porta, difende palla, cerca aiuto, non arriva, arriva invece De Maria che interviene in modo pulito stavolta. Giocata corta di Kamalu per Cossetti, viene scippato dal possesso, poi difensore ex Darfo strattona proprio avversario, viene richiamato mentre il direttore di gara gli passava accanto. Ci sono ovviamente tutti i crismi di una partita per così dire normale, quindi cartellini per sanzionare provvedimenti disciplinari più vistosi, più pericolosi. Capitolo a parte per le espulsioni, ma qualora dovessero accadere, magari apriamo un piccolo, una piccola parentesi, aspettiamo un momento magari di calma piatta per elencarne allora le caratteristiche, ovvero qualora dovesse capitare una espulsione durante la partita si può provvedere dalla panchina ad una sostituzione, una soltanto però, per l'intero match in modo da ristabilire la parità numerica. Tanto filtrante di Cossetti per Frank Kamalu. Cossetti disegna, Kamalu perfeziona. Praticamente Cossetti ha messo il proprio zampino in tutte e tre le reti. ...3-1... per la Tecnocasa FC Immobiliare Bosco Reggio, CSB
Verona Nuova. Minuto in corso, il 19esimo. Adesso sì, ci propinquiamo alla pausa lunga, che presumo sarà non troppo lunga. Intanto Boschetti non si ferma più, la squadra rossonera. Mi sento di dire, forse con la complicità nella circostanza di Lo Scocco. Quattro a uno, quando siamo ormai in prossimità dell'intervallo. Cerca di rialzare la testa la Bovisasca, SP Trasporti di Milano. Nessun fallo, si è fermato completamente il cioccolatino di Botturi, che rimpingo ulteriormente il parziale. L'arbitro non ha ravvisato gli estremi per concedere la punizione ai danni di De Maria. Sembra ormai indirizzata la sfida, la prima sfida di questa 45esima edizione del Gran Notturno di Maclodio, perlomeno questa è l'apparenza quando siamo al 20esimo minuto di gioco, alla prima interruzione. Chiaro che può sempre succedere di tutto, forse attingendo qualche forza fresca da parte della Bovisasca in panchina, anche se c'è qualche timida, anzi qualche tentativo di protesta da parte dei bianconeri. Allora prendiamo anche noi una boccata d'ossigeno, perché nel primo tempo, se nelle schermaglie iniziali non c'è stato bisogno di sgolarsi troppo, nella seconda parte invece, con la rete di Botturi a rompere gli indugi e poi subito quella di De Maria a ristabilire la parità dopo pochissimi secondi, da lì in poi è Cossetti Show con il mancino di Botturi al 15esimo, poi Frank Kmalu al 19esimo a portare il parziale sul 3-1. Quindi Boschetti, che in precedenza era stato fermato da una mira non troppo precisa e anche forse probabilmente in modo irregolare in area, senza però guadagnare il tanto sospirato ed invocato penalty, riesce al 20esimo a mettere la propria firma sul risultato, piazzando il 4-1 momentaneo. Quindi una strattonata non punita da parte del direttore di gara, signora Ceruti, ai danni di De Maria. Lascia campo aperto a Botturi, che in una prateria, trova di fronte a sé una prateria e non ha assolutamente problemi con tutta la sua classe a infilare per la quinta volta il pallone in fondo al sacco. Siamo già pronti, anche perché il tempo, come si suol dire, è tiranno, leggermente, forse più che leggermente, in ritardo, mentre sfuma in sottofondo i Pinguini Tattici Nucleari, che accompagneranno questa e le altre 15 serate qui a Maclodio. Allora, gestione per la Tecnocasa, FC Immobiliare Boscoreso, CSB Verona Nuova, con Acerbis, Chiari, duettano i due
viene incontro Kamalu, molto distante Renda, ancora indietro, un po' come i gamberi, un po' come accade nel rugby. Poi Cossetti con una finta disorienta totalmente l'avversario, varca la linea mediana di centrocampo, poi Cossetti voleva andare in porta col pallone, l'intervento però pulito di Alagna, quindi subentro e il destro potente di Cavaliere viene però neutralizzato da Acerbis. Quindi Boschetti dice: raga, tranqui, rifiatiamo, prendiamo tempo, abbiamo 4 gol di vantaggio da gestire. Futuri cerca spazio nei pressi dalla parte opposta, ma siamo invece nell'area di dalla parte di Acerbis, rimessa laterale giocata da Renda in possesso di palla ancora, poi De Maria spostato sul lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, Cossetti che non si è ancora fermato un solo secondo, ancora De Maria da fermo, si muove davanti Cavaliere che invoca una spinta da parte di Chiari, anche in questo caso nulla da segnalare da parte della terna arbitrale. Provano allora i bianconeri della Bovisasca cercare di accorciare il gap, di ridurre le distanze. 4 gol da rimontare, il tempo c'è, sono anche forze fresche in panchina. È stato infatti operato un cambio, fuori il numero 10 Federico Renda, è subentrato al suo posto Paolo Romeo. Questo la novità al terzo minuto di gioco della ripresa. Boschetti, cambiano gli interpreti, non cambia la sostanza, la Tecnocasa segna ancora Boschetti, e se non è il punto esclamativo, poco ci manca. Esordio convincente da parte dei rossoneri di Enrico Treccani e Emanuele Dada, questa è la coppia di dirigenti in panchina che 11 mesi e 11 giorni fa proprio qui hanno celebrato il successo, e che a distanza di cotanto tempo stanno mettendo una seria ipoteca sul successo nella gara inaugurale. Questa manifestazione che chiama a sé grande, grande pubblico anche in questa serata, dal tepore quasi autunnale più che estivo. Qualcuno ha già rispolverato il celebre maglioncino, altri temerari invece preferiscono sfidare il gelo, tra virgolette, rimanendo in t-shirt, così come i giocatori, così come Frank Amalo, che apre le braccia come a dire: ma hai visto la maglietta che si allunga? Anche l'assistente. E nella circostanza vengono avanzate le proteste di Vincent De Maria, che dice: però quando c'è stato il gol di Cossetti questa cosa in modo analogo non è stata sanzionata. Non credo che sarebbe poi cambiato troppo, ad ogni modo con i se, con i ma, avanti non si va, dice un celebre detto. E quindi Cossetti in possesso di palla, stavolta va lui in percussione solitaria, palla sul fondo, movimento anche parte
dalla panchina, la formazione Tecnocasa con Felipe Sodiglia che intensifica il proprio riscaldamento, riconoscibilissimo con il numero 99 sulla spalle, l'ex Brescia, quest'anno giocatore del Ospitaletto, con cui ha trionfato nel campionato di eccellenza. Botturi, Kamalu, i due vanno a nozze, ma stavolta lo scocco ci mette il corpo, interviene, sventa la minaccia. Cronometro nel frattempo corre, sesto minuto, questo secondo parziale di gioco. Ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo istante, due tempi da 20. Il parziale recita 6 gol siglati dalla Tecnocasa, FC Immobiliare Boscoreggio, CSB di Verona Nuova. Una sola rete, quella del momentaneo 1-1, quella messa a referto da De Maria al 14esimo del primo tempo in favore della Bovisasca SP Trasporti di Milano, che palesa comunque difficoltà a rialzare il proprio baricentro. Acerbis con una pennellata perfetta per Boschetti, anticipato da Cavaliere, poi lo stesso Mancino cerca Boschetti, scusate, cerca Butturi, ovviamente non possono essere lo stesso giocatore. Bovisasca allarga sulla destra, Merletti avanza indisturbato, Boschetti lo aspetta, De Maria una ruleta per poi smarcare il Mancino, tanto apprezzabile quanto inconcludente di Cavaliere. Qualche timido applauso da parte della panchina meneghina. Nulla di fatto, si ritarda la rimessa laterale. Boschetti, Acerbis, ci va lungo in cassaforte, almeno questa era l'intenzione del portiere della Trizium, che ricordavo poc'anzi essere stato l'eroe della serata nel protagonista di serata, quanto fu lui a neutralizzare, se non vado errato con la memoria, il rigore decisivo di Bakayoko, quindi consegnare successo alla Tecnocasa. C'è un cambio per i campioni in carica, fuori Alessandro Chiari. Al suo posto dovrebbe trattarsi di Alessandro Baggi. Vediamo se viene confermata quel numero 4, esatto. Proprio così, Alessandro Baggi, giocatore del Brusaporto di Serie D. Boschetti torna indietro. Cossetti, Acerbis, ormai è una gara a quanti passaggi di fila vengono inanellati da parte della formazione rossonera. L'anticipo di Romeo, poi prova la conclusione Alagna, buona la respinta con la mano, una con il guantone aperto di Acerbis. Solo rimessa laterale concessa, Merletti prova ad aggirare il proprio avversario, invece ancora Cossetti che si rifugia dalla parte di Acerbis, palla in profondità, Boschetti è tutto solo, 2 contro 2 adesso. Botturi, il Mancino, lo scocco la tiene lì.
minuti sul cronometro 11, comincia a scarseggiare la clessidra per la Bovisasca SP Trasporti di Milano con 5 reti, 5 centri da rimontare alla Tecnocasa FC Immobiliare Bosco Reggio CSB. Però la nuova, c'è un cambio, presumo. Esce dal campo il capitano Stefano Cossetti, al suo posto Andrea Maria Lazzaro con il numero 8. Eccolo qui, proprio in possesso, indisturbato, Baggi, Lazzaro, 2-9 entrati, poi Botturi di petto, contrastato da Romeo che si rifugia dallo scocco in verticale, il velo per l'inserimento sembrava propizio, quello di Cavaliere interrotto sul nascere, quindi Alagna, poi Merletti, doppio passo per cercare di sbarazzarsi di Boschetti scivolando. Non si possono dare colpe, credo, ai difetti del manto erboso che si presenta in condizioni veramente eccellenti. Merito del lavoro, della cura, dell'amore mostrato per il rettangolo verde da parte dei volontari dell'oratorio di Maclodio, che ormai da mesi si preoccupano di dare il vestito adatto a questo tappeto, tappeto verde, un tappetino da biliardo. Altro cambio fra Mancini, fuori Boschetti, dentro Alessandro Roma. Quando mancano poco meno di 7 minuti al termine, viene ravvisato il cambio sul taccuino del direttore di gara. È fatta giustamente rispettare la distanza. Si incarica la circostanza. Lazzaro che spedisce malamente fuori misura questa punizione. Romeo, lancio lungo, lungo, lungo. Interviene Roma. Poi Kamalu con il corpo, poi con la testa, alleggerisce per Acerbis. Lazzaro, Baggi si defila a destra, viene preferito invece Kamalu, che ha ereditato la fascia da capitano dal proprio compagno di squadra Stefano Cossetti. Roma sulla destra, non proprio la sua fascia preferita, lui che è mancino puro. Palla a terra, rimessa dal fondo, meno 6 minuti. Si accorcia la possibilità per la Bovisasca SP Trasporti di Milano di poter riprendere in mano questa partita. L'ultimo forse ad arrendersi è Vincent De Maria. Giocatore della Lucchese di Serie C, classe 1999. Estro da vendere quindi per il numero 11 dei bianconeri. Stasera però è stato ben contrastato dai rivali rossoneri, dei campioni di carica della Tecnocasa FC Immobiliare Bosco del CSB Vero alla Nuova. Poi ci prova con il mancino, chiede il cambio, è stata la sua ultima azione, così come quella di Stefano Botturi,
che si avvicina a dare il 5 al numero 99, Diogo Felipe Sodigna. Trattato anche Ortolan per la Bovisasca, posto del sopracitato De Maria. Tanto Sodigna, controllo di coscia con piena padronanza. Lazzaro, Sodigna, piede sopra, calcio a 5 praticamente da parte del brasiliano, poi gioco di gambe, manda in tilt gli avversari, poi se ne va. Azione di sfondamento, palla ancora buona, anzi no, rimessa laterale, cercava un tocco dell'avversario. Cavaliere si muove, Romeo, ancora Cavaliere che lascia l'incombenza invece al destro di Alagna, totalmente lontano, lontano, lontano dai pali difesi in modo sinora ottimale, considerato un solo gol subito da parte di Paolo Acerbis. Due buone parate, due buoni interventi, nulla più, tanto fraseggio e piedi comunque educati. Qui però suggerimento in questo caso viene letto in anticipo da Messaudi, che gli ha fatto capolino nel match, che assomiglia più a una gara a senso unico, considerato il punteggio. Comanda le operazioni la Tecnocasa. Bovisasca invece ferma alla sola rete siglata per il momentaneo 1-1. Null'altro, troppo poco. Sono quindi tutte le premesse affinché la formazione milanese venga inserita nel girone delle perdenti. Allora mi è dato, si crea così lo spunto per raccontare la formazione del tabellone con le formazioni vincenti che questa sera che si affronteranno poi l'8 giugno alle 22, mentre le formazioni sconfitte hanno ancora una chance da potersi giocare, ma la formazione che verrà vedrà il risultato ancora una volta al passivo, ovvero conseguire due sconfitte nella competizione, subirà inevitabilmente l'eliminazione e dovrà tornare anzitempo a casa, cosa che non è per il momento nei piani della Tecnocasa, con Alessandro Roma lesto e furbo a sgusciare via proprio Messaudi e conquistarsi la massima punizione, di cui se ne incarica Felipe Sodigna. Mezzo passo, la mette nell'angolino. Allora anche Sodigna, quando ormai sta per calare il sipario, impreziosisce ulteriormente questa sfida, entrando nell'albo dei marcatori, firmando la rete del 7-1. Gara di fatto senza storia, come recita il punteggio sullo schermo. Intanto c'è anche momento per la presa plastica in tuffo da parte di Acerbis. Per l'arbitro è abbastanza così,
la Tecnocasa FC Immobiliare Boscoreso CSB Veronanuova inizia nel migliore dei modi il proprio cammino da detentrice del titolo con un sonoro e roboante 7-1 rifilato alla Bovisasca SP Trasporti di Milano. Scambio di 5, scambio di saluti a centrocampo, partita iper corretta.